Sono 64 le persone di nazionalità rumena in apparenza affette da sordità indagate per truffa aggravata ai danni dell'INPS per indebita percezione di prestazioni sociosanitarie per invalidità civile. La truffa accertata dalla Guardia di Finanza di Alessandria di circa 1,2 milioni di euro, favorita anche da persone terze che hanno permesso agli indagati di ottenere la residenza anagrafica. Ad alcuni di essi non è stato possibile notificare l'avviso di conclusione delle indagini perché non reperibili in Italia, ma nel frattempo l'INPS ha bloccato l'erogazione delle indennità non spettanti.